Un piano straordinario di interventi sull'edilizia scolastica del valore di 660.000 euro. È questa la cifra stanziata dalla provincia di Lucca attraverso la contrazione di una serie di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per effettuare migliorie negli istituti superiori della Versilia e della Lucchesia. In vista del nuovo anno scolastico, l'ente di Palazzo Ducale si è attivato anche per sostituire beni mobili per la didattica e per l'acquisto di nuovo materiale. Nello specifico, con 276.000 euro di investimento, si potrà intervenire per il ripristino, la manutenzione e la cura di aree verdi, così come sulla copertura degli edifici e sull'adeguamento dei servizi igienici, compresi gli impianti di smaltimento dei liquami. Palazzo Ducale spenderà 100.000 euro per l'acquisto di nuovi banchi, sedie, cattedre, tavoli, lavagne e armadi. Ulteriori 185.000 euro invece serviranno per lavori di manutenzione straordinaria, tra cui le coperture piane, gli infissi e i radiatori al liceo Chini di Lido di Camaiore. A Viareggio sono previsti interventi per la manutenzione dell'illuminazione di emergenza al liceo classico Carducci e all'edificio Marconi, mentre 30.000 euro dei 185.000 complessivi serviranno per la sistemazione degli impianti luce ordinari di molti edifici scolastici. Nell'ambito di questi investimenti ben 100.000 euro saranno destinati alla sistemazione del liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio, dove sono necessari interventi per il rifacimento dei servizi igienici ai vari piani dell'edificio.